Buonasera e ben ritrovati ai telespettatori del Salotto del Calcio che questa sera ci seguono come sempre su Toscana TV per il nostro appuntamento settimanale. Torniamo a parlare di Fiorentina in una serata dove possiamo dire tiriamo nuovamente le somme per quanto accaduto fino a questo momento, un anno dove non ci facciamo mancare niente, se vogliamo dirla così, perché insomma sono arrivate anche le dimissioni del nostro mister a 10 giornate dalla fine. Sicuramente un evento inatteso, nessuno se lo aspettava, quantomeno prima di Benevento. Poi qualcuno forse aveva già intuito qualcosa dalle parole del dopopartita proprio contro la squadra di Benevento. Sicuramente ne parleremo questa sera, così come parleremo un po' anche del mister che guiderà la Fiorentina fino alla fine dell'anno, perché torna Iachini sulla panchina viola. I pareri insomma su questo si sono alternati sia sui giornali che sui siti, e ovviamente anche qui in studio ne parleremo, perché non tutti sono d'accordo su una stessa opinione. E a scambiarsi battute come sempre sul mondo del calcio ci sono coloro che appunto stasera sono qui presenti in studio, a partire dal nostro Marco Mordini. Buonasera a tutti. Sono buonasera molto Marco. Abilissimo. Ti vedo un molto, po'. Molto rispetto alla scorsa settimana è proprio sottotono. Ma parecchio. Vabbè. Al tuo fianco invece abbiamo un graditissimo ritorno, Tommaso Ghinassi. Buonasera Tommaso, bentornato. Grazie. Poi mi sposto come sempre sull'altro lato dello studio, la mia alla sinistra, e abbiamo il nostro mister Juniore Sprato, Daniele Innocenti. Buonasera. Buonasera Daniele, e come ormai vi siete abituati a vedere, via via torna a far parte del nostro team anche Andrea Salvadori. Buonasera a tutti. Buonasera Andrea. Ad occuparsi dei messaggi e a darci anche la sua opinione, il suo contributo da giornalista sportivo, c'è Paolo Lora Lamia. Buonasera Alessia, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione tramite SMS e WhatsApp al numero 342-1971-871 oppure via mail a il salotto del calcio @toscanatv.it. Allora, le dimissioni di Prandelli arrivano dopo la sconfitta contro il Milan, che sicuramente non è il Milan di inizio anno, ma che è pur sempre una delle maggiori forze di questo campionato, quindi la sconfitta ci poteva stare. Le parole di Prandelli già dopo Benevento, come dicevo in apertura, avevano fatto intendere che qualcosa non andava, però forse nessuno si aspettava si arrivasse alle dimissioni, anche perché la situazione della Fiorentina non è proprio in fondo alla classifica del campionato, quindi si giustificano male. Per questo un po' sui siti, sulle testate giornalistiche si stanno alternando varie convinzioni, le opinioni più disparate. Quindi andiamo intanto a capire cosa ne pensate qui in studio. Marco. Allora, qui ormai è una litania che ci si porta dietro ormai da due stagioni. Io purtroppo non vorrei essere smentito, ma purtroppo in tempi non sospetti, quando 2 anni fa poi sono stato infamato da diversi tifosi, anche che non conoscevo, su Facebook e tutto, e dicevo di questa società, e infatti mi stanno dando ragione, purtroppo, perché io non vorrei ragione di quello che ho detto fino ad oggi. Io non voglio farmi prendere neanche da sentimentalismo, perché l'allenatore è pagato per guidare una società, è pagato per mandare avanti una rosa, prendano fior di quattrini, e sentir dire che non regge la situazione, che è preso gli attacchi di panico, che è preso tutte le altre cose, a me non mi interessa. Io non avrei mai abbandonato la barca, purtroppo ci sono altri problemi lì dentro, se non avrebbe fatto una cosa del genere, anche se abbiamo perso male, perché il Milan infatti aveva giocato giovedì in Coppa, però insomma il gol di Ibrahimovic non era buono, perché aveva dato una grossa spinta a Pezzella, un mezzo rigore sul Ribery, insomma non meritavamo di perdere contro il Milan. Poi insomma anche lì cambi sbagliati, insomma ci si trascina dietro una situazione che è veramente brutta. Di Prandelli, anche lì l'avevo detto all'inizio, prima che arrivasse, quando poi è arrivato, qui si parla di un allenatore che ha subito 10 sconfitte, 5 vittorie e 6 pareggi.
nel campionato e siamo al 14° posto insieme a Benevento e Spezia. Insomma, non si riesce a togliersi da questo pantano che è entrato la Fiorentina. Poi è logico che le principali colpe sono della squadra, perché io calciatori che non amano la maglia così non l'ho mai visto da punte parti. Qui abbiamo visto proprio tutti erano arrabbiati da Amrabati, Casa Amrabati dello Spezia, Castrovilli quando è uscito, Biraghi, insomma lo spogliatoio sicuramente era diviso, si è capito, l'hanno fatto capire che qualcosa non andava. Ma i principali, quelli che vengono accusati più di tutti, è la società. Io se la regia può mandare la foto, che quando si parla di società bisogna mettere in risalto tutti questi signori che sono qui. Io parlo sempre calcisticamente, mai personalmente, io li conosco così, non conosco di persona, ma io parlo di calcio. Quando una società riesce a far arrivare dopo 2 anni, fra rose sbagliate, fra posizioni di classifica non consoni alla Fiorentina, rose dove si compra, si rivende, si rimette e si ribaratta un'altra volta, 3 allenatori cambiati nel giro di 2 anni, bisogna questi signori comincino un pochino a farsi un esame di coscienza, senza parlare poi del settore giovanile, che meno male abbiamo vinto l'altro giorno, ma insomma anche lì siamo in piena lotta e siamo, meno male, vincendo col Bologna, siamo usciti dalla play-out. C'è un insieme di cose che non vanno bene e qui si continua ad andare avanti in questo stato. Io il futuro non lo vedo tanto roseo, perché se non vedo un progetto, non vedo qualcosa di buono, secondo me io non so come andremo a finire. Si è rifermato un'altra volta ai lavori del centro sportivo, insomma qui c'è una baraonda generale e un calendario molto ma molto brutto, bisogna stare molto attenti a questa situazione. Marco, io sono d'accordo con te quando dici non voglio lasciarmi trascinare da sentimentalismi, dall'affetto che ci può essere anche verso Cesare Prandelli, perché comunque in tempi passati abbiamo anche vissuto dei bei momenti con lui sicuramente e con la squadra che guidava allora. È anche vero che appunto un allenatore è pagato per fare il suo mestiere, e quindi a meno di problemi veramente importanti, gravi di salute, che non penso siano alla base di questa decisione, perché lo stress non credo possa giustificare questa scelta. Quello che mi domando è però che anche i giocatori vengono pagati per scendere in campo, quindi la società sicuramente ha delle responsabilità sulle scelte tecniche, però alla fine in campo vanno i giocatori, hanno dato più volte dimostrazione, hai sottolineato, di non attaccamento alla maglia. Andrea, tu sei più dell'opinione che ci siano dei problemi proprio di non aver costruito un progetto concreto che ha dato uno stimolo ai giocatori, o proprio c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, nell'ensemble di questi ragazzi? Innanzitutto, per quanto riguarda Cesare, io lo conosco bene, una persona molto, lo conosco, ci ho giocato insieme, è una persona molto seria, una persona pacata, equilibrata. Se arriva a dare delle dimissioni, ed è un gesto che lui ha già avuto in passato quando ha avuto problemi, che doveva andare a Roma, insomma è una persona molto responsabile. Se non si è sentito più in grado, ma non per i soldi, perché Marco, non si può limitare tutto ai soldi. Non è che il soldo ti fa superare o meno una difficoltà. Io lo legavo al fatto del malessere, lui aveva molto probabilmente un malessere interiore, personale. Io non voglio neanche sapere dove, come, perché, però se l'ha manifestato, ci ha rimesso dei soldi perché ha dato le dimissioni, certo. E quindi è apprezzabile. È una posizione di una persona che in quel momento si è sentito non più in grado per motivi personali. Che io non voglio sapere, non so, non mi interessa neanche sapere, però è un atto di coscienza e va preso, di consapevolezza, quindi va anche apprezzato. Tanti altri allenatori magari non l'hanno fatto in un momento del genere. Certo, sì. Voglio dire, no. Quindi, per quanto riguarda poi, ti ripeto, la squadra, la dirigenza è arrivata con un grandissimo entusiasmo, forse pensava che gestire il calcio in Italia fosse più semplice. No, bastasse l'entusiasmo e i soldi per poter gestire una situazione. E il calcio in Italia è complicato. Forse c'è stato qualche scambio e qualche errore di ruolo. Qualcuno nella società ha potuto fare delle cose che forse non gli competevano, depotenziando altre persone. E questo io lo denoto dalle conferme che sono state fatte.
Quindi secondo me c'è delle responsabilità, chiaramente, quando le cose vanno male ci sono sempre responsabilità. Però va apprezzato, va dato onore all'entusiasmo e al tentativo e alla volontà di riorganizzare la cosa. Roma non fu fatta in un giorno. Voglio dire, la Fiorentina è una società che veniva, non è che con della Valle fosse rose e fiori, con Corvino fosse rose e fiori e che con Corvino si vincesse o si andasse primi in classifica. Erano le stesse tematiche. Purtroppo, ti ripeto, non è facile organizzare una società dall'oggi al domani con persone che non hanno l'esperienza del campionato italiano, quindi se la devono un po' fare, devono pagare lo scotto. Quindi apprezziamo l'entusiasmo, aspettiamo la volontà e aspettiamo che riorganizzino in maniera giusta, equilibrata, dando i ruoli giusti alle persone di competenza giusta. Per esempio Gio Barone adesso fa il responsabile con gli organi federali, sì, e credo che sia un ruolo giusto più che un altro ruolo magari di inesperienza, dando più potere a chi ha più esperienza e che ha fatto molto bene in passato. Perché Pradè ha fatto bene a Roma, ha fatto bene a Udine, ha fatto bene da tante altre parti, quindi non credo sia diventato un brocco tutto un colpo. Cioè, voglio dire, ho dei forti dubbi. Ma i fatti parlano, a Udine ha fatto benissimo. Tu vai a vedere gli ultimi 5 anni, è dal 9 al 13 posto. Ma l'Udinese può anche essere una società che può arrivare a 13, ma se siamo 14 noi ora, l'Udinese ha tutti i diritti di arrivare a 13. Certo. Parliamo sicuramente anche per la storia che ha rispetto alla Fiorentina, senza nulla togliere l'Udinese. Quindi voglio dire, ma valutiamo bene, non ci lanciamo su critiche, attacchi. Ma 4 sessioni di mercato, non una, 4. Sì, bisogna vedere come sono state fatte, chi l'ha fatta. Prandelli aveva chiesto dei giocatori pronti a gennaio. È arrivato due giocatori infortunati. Questo anche sulla rosa questo. Torneremo tra poco. Iachini uguale. Di cui disponeva Prandelli e sulle scelte che sono state fatte, però prima abbiamo un piccolo break pubblicitario. Sempre di corsa. Non ce la facevo più. Poi ho provato Sustenium Bioritmo 3. La sua formulazione completa di vitamine, sali minerali e antiossidanti offre più di 70 benefici per il benessere sia fisico che mentale. Rafforza muscoli, ossa, funzione cardiaca, sistema immunitario, mantiene la mente sempre attiva ed è ideale anche per la bellezza di pelle, unghie e capelli. A rilascio graduale durante tutta la giornata. Sustenium Bioritmo 3. Dai ritmo al tuo benessere. Da Euronics ti aspetta il sottocosto su tutto il meglio della tecnologia. Grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, TV, notebook e molto altro ancora. Nei negozi aderenti e su euronics.it. Sottocosto Euronics. Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio.
il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Benvenuti da Carini. Cosa realizziamo? Porte da garage di alta qualità. Carini è sicurezza e comfort nel tuo spazio abitativo. E questo è tutto? No, non è tutto. Studiamo per te la soluzione migliore per le tue esigenze. Seguitemi. Il nostro team è fatto di persone. Progettisti, costruttori e montatori dei quali ci prendiamo cura. La misura dei nostri prodotti sei tu. Eh già. Ma vuoi sapere cosa ci rende così speciali? Noi siamo qui a Monte San Savino, nel cuore della Toscana, magari a un passo da te, ma lavoriamo in tutta Italia. Precisi, veloci e raggiungibili. Benvenuti nella nostra grande famiglia. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Ripartiamo allora con la nostra diretta. Come dicevamo prima di lasciarci per i pochi minuti di pubblicità, sicuramente la società va apprezzata per l'impegno e per l'entusiasmo che ha portato a Firenze, su questo sono assolutamente d'accordo. C'è da rivedere sicuramente l'assetto, poi ognuno deve trovare il suo posto, però la volontà di fare qualcosa per Firenze c'è. Ora, anche tutto il discorso che è stato fatto sui dissidi che ci possono essere stati tra l'allenatore e la società, nutro sinceramente qualche dubbio. Si parla anche di un Prandelli che potrebbe diventare direttore del Viola Park, quindi Non so quanto siano realistici queste voci, no, perché parla. Parco odioso, sì. Vabbè, però io credo che in realtà potrebbe essere anche una scelta giusta quella di mantenere sì. Prandelli, che è pur sempre un uomo di calcio, quindi all'interno dello staff può far comodo. Daniele, per quanto riguarda invece proprio l'aspetto più pratico, ora arriva Iachini e quindi si torna un po' alla vecchia storia. Meglio, peggio, siamo in una posizione dove comunque è importante raggiungere quanto prima la salvezza. Iachini è un allenatore adatto a fare questo, l'anno scorso era arrivato per questo, quindi... Senti, allora, meglio o peggio, non lo so, sinceramente, sicuramente è stato un cambio dovuto, perché era l'allenatore di prima, naturalmente non spendiamo niente, quindi credo che sia logico, no? Ritorniamo a vecchi santi. Credo di Prandelli non voglio esprimere assolutamente, perché sicuramente è una persona umana, questo sono d'accordo con Marco nel dire che magari lasciare così non è che sei arrivato all'inizio dell'anno, sei arrivato in una difficoltà dove la Fiorentina ti ha scelto e te hai detto di sì. Poi posso capire tutti i problemi, però io sono molto d'accordo con Marco, credo che lasciare in questo momento, non tanto per lui, che capisco le sue difficoltà magari fisiche e caratteriali, però per la società che deve ripartire di nuovo, e chiamiamola la ripartenza. Detto questo, io sono uno che dice i problemi che ci sono sicuramente sono interni, perché non può da 8 mesi, da luglio, agosto a ora, fare peggio, perché noi praticamente non abbiamo mai fatto un passo avanti, abbiamo sempre, ora siamo rimasti o tuttora un passo indietro. Quindi questo ti fa capire che molto probabilmente è stato sbagliato qualcosa. Ora io non voglio imputare nessuno, perché non piace né imputare Gio Barone, né imputare Pradè, né imputare gli allenatori che ci sono stati, però è come in tutte le ditte, come nella vita normale, quando si parlava prima, se una ditta non funziona, qui c'è il direttore che deve mettere tutti a sedere, e qualcheduno ci deve essere che ha fatto un errore o presunto, che comunque può rimediare. In questo momento si riparte da zero con gli Achini e risiamo lì di nuovo. Quindi, come si dice, riprogrammiamo l'anno prossimo.
però abbiamo poco tempo, quindi salviamoci, non credo che sia un problema di salvezza a questo punto, secondo me. Però c'è un problema proprio di gestione che va cambiata totalmente. Io non voglio parlare di uomini, voglio dire va cambiata la metodologia sicuramente, perché questa non funziona, c'è qualcosa che non va. E ti ripeto, non voglio far nomi, non voglio dare, però non possiamo arrivare a fine anno e avere ancora questo punto interrogativo dopo un anno e ripartire come? Boh, non lo so, con quali giocatori? I giocatori che contestano perché non gli va bene un allenatore, non gli va bene un altro, non gli va bene un altro. Ragazzi, ma dove esiste? Ma dove esiste? Ecco, io forse quella cosa che mi sento di criticare di più alla società è aver comunque lasciato così tanto spazio a quelle che sono le volontà dei giocatori, perché trovo inverosimile che giocatori come Amrabat, come lo stesso Biraghi, insomma, si siano schierati contro Prandelli, tanto da causare poi questa frattura insanabile che l'ha, penso, portato a questa decisione. Tommaso, un giocatore, cioè, è lì per lavorare seriamente, qualunque sia l'allenatore che arriva a guidare la squadra. Sono d'accordo con te, cioè, almeno personalmente non mi è mai capitato di andare contro a qualche allenatore perché non ce l'ho magari di carattere, però poi sapere quello che c'è stato dentro lo spogliatoio è anche difficile, bisognerebbe essere stati lì. Sicuramente il discorso umano di Prandelli, del suo problema, va rispettato e comunque ha sempre dimostrato di essere una persona corretta, infatti come si diceva prima, l'ha dimostrato lasciando soldi a Roma, lasciando soldi, dando le dimissioni nazionali, l'ha dimostrato penso anche questa volta. E sicuramente però oltre al suo problema ha trovato probabilmente un problema dentro lo spogliatoio, perché sicuramente se le cose fossero andate bene, facevi punti la domenica e la squadra andava bene, magari veniva trascinato anche lui. Quello che è successo non lo so, secondo me si è trovato di fronte all'impossibilità di poter fare qualcosa a livello di gruppo, a livello di compattezza di gruppo, di compattare il gruppo. Secondo me si è trovato di fronte a non sapere più dove mettere le mani. Io credo più che a livello tecnico. Io credo ci fossero anche proprio problemi tra giocatori, sì, perché poi si vedono anche in campo. Di sicuro. Cioè si vede che proprio non c'è un'amalgama, non giocano, no, non si trovano. Volevo ritornare al discorso che dicevi, se si ottiene dei risultati. Ma guarda, a me mi sembra che la Fiorentina, ultimamente nelle ultime due partite, Benevento e Milan, insomma, abbia fatto due discrete partite. Ero anche molto soddisfatto. Fra l'altro io sono stato uno di quelli che ha detto un mese fa che Prandelli mi sembrava che stia facendo un buon lavoro e stava avvenendo dei risultati, quindi neanche il risultato, magari ora il risultato col Milan ci stava di perdere. Se fai caso, lui nella lettera dice che si è trovato di fronte a un mondo del calcio che non è più quello in cui va a conoscere lui, sì, quindi probabilmente forte. Lui si è trovato di fronte a qualcosa che non gli piace, lasciando stare magari le buone prestazioni, però vedi che comunque, come si stava dicendo in questo momento, stava cominciando questo discorso, vedi per esempio, e si diceva anche prima, da parte dei giocatori che dovrebbero essere dei simboli, no? Che sono qui da qualche anno, che magari hanno più esperienza, li vedi fare delle cose che non ti aspetteresti, che magari ti può aspettare da un ragazzo giovane, da uno che sta venendo fuori adesso, no? Quindi quello già ti fa capire che magari all'interno del gruppo mancano dei leader, di persone che possano compattare lo spogliatoio e possano darti l'esempio in campo. Secondo me lui ha notato questa cosa qui e anche nella partita con il Milan si è visto, no? Per esempio, ma io quest'anno mi è capitato di vedere tante partite col Parma, per esempio ho visto che stavi perdendo 3-2, mancava 10 minuti alla fine, ho visto uscire Malcuì, che comunque è un giocatore che l'ha preso a Napoli, comunque se li prendi sono tutti giocatori che hanno già fatto Serie A e comunque sono tutti buoni giocatori, però lo vedo uscire con lo scavettino, che quello meno male l'ha preso con la mano, se no prende un altro gol e non la pareggi mai. Col Milan, vinci col Milan, palla inattiva, Kier salta col pendolo di nuovo, poi vabbè, è stato un intervento fortuito, poi quando ti deve di male ti dice male. Però da per esempio Pezzella, che è un giocatore importante, che è qui da tanti anni, che comunque da lui ti aspetteresti sempre una partita importante, ma aspetto che gli salti in testa e la prenda lui, perché se un ragazzo magari più giovane vede, per esempio, lì si sente la possibilità di poterlo fare anche lui. Comunque io non voglio giudicare Prandelli, ti dico questo, che è troppo facile avere una squadra che vince, okay? Io credo che un grande allenatore
sia un grande allenatore anche con una squadra in difficoltà, anzi, soprattutto. Quindi in questo momento dove hai trovato un assetto, dove è venuto due risultati, non più, risultati no, perché poi abbiamo perso col Milan, a livello proprio di gioco ti parlo io, di giocarsi una partita, ecco. E te in quel momento lì di difficoltà, qualsiasi giocatore non si può permettere assolutamente di dire qualcosa, perché te sei un allenatore e quindi se c'è dei problemi caratteriali, e capisco, ma te sei l'allenatore, quindi a prescindere è proprio lì il problema, e lì si vede il grande allenatore che riesce a gestire. Ora io non voglio dire altri problemi. Io ti parlo della problematica che abbiamo messo ora sul tavolo. Se ci sono altri problemi, allora vabbè, è la società che deve intervenire. Probabilmente la sua difficoltà è proprio nel non riuscire a mettere un freno a queste cose qui, cioè nella sua difficoltà a far rispettare posso citare un esempio che nella storia del calcio ha fatto, diciamo, quello che è la storia del calcio stessa, diciamo così. Quando il Milan perse a Verona, mi pare, i giocatori erano tutti contro Sacchi, dovevano mandare via Sacchi, che mi permetto di dire che Sacchi ha fatto il cambiamento del calcio italiano, ha fatto la storia del calcio italiano. Non si può criticare Sacchi come allenatore, come uomo non lo so, però come allenatore non si può criticare. Entrò Berlusconi negli spogliatoi col contratto per altri 3 anni di Sacchi e gli disse: va Gullit, Van Basten, chi è per loro, questo è il vostro allenatore per altri 3 anni, se volete rimanere qua è questo vi ciucciate. Ma è la società. Cioè, voglio dire, no, la forza all'allenatore gliela dà sicuramente la società. Questo voglio dire, no, che la società... ora, poi... che se Cesare ha avuto delle difficoltà personali è un altro discorso, quindi anche, neanche la società gli può dare la forza, perché uno ha delle difficoltà personali, non si sente più al passo. La sua lettera è molto chiara, è molto bella, è una lettera umana, molto... Se uno dice, ti lasci i soldi, tu guadagni, ma non è sempre così, c'è anche un aspetto umano che va considerato, no? L'ha fatto diverse volte. Io ti torno a dire che i soldi non fanno poi la prestazione e non fanno questo, non fanno quest'altro. Fatti vedere, perché molto probabilmente è una persona sensibile e ha queste debolezze, però è anche una persona competente di calcio e l'ha dimostrato tante altre volte. Può succedere nella vita di una persona che c'è delle perplessità in quello che sta facendo. Io capisco che poi magari la società va in difficoltà. È venuto a Firenze in una situazione che comunque non era semplice. Probabilmente, lui in quel momento lì sentiva la forza di affrontarla questa cosa qui. Poi magari non ha trovato intorno un terreno per rafforzarsi ancora di più e ha preso una decisione che secondo me gli fa anche onore da una parte umanamente. Dice: questo ha lasciato dei soldi, ragazzi, quante ne vedete che lascia dei soldi? Cioè, voglio dire, parliamoci chiaramente, c'è gente che sta attaccando. È vero, però lascia anche una situazione difficile. Ho capito, ci ha rimesso mano ora un altro allenatore, si ritorna indietro con il gioco e con tutto, e si rischia, perché io guardando il calendario ho molta paura. Anche perché c'è da riorganizzare la squadra ora per abbiamo 6 incontri, uno peggio di un altro. Ho capito, invece la prestazione col Milan mi è sembrata un'ottima prestazione, una squadra anche abbastanza coerente con se stessa. Mi ha rinviato tutto. È quello che ci rinviato tutto. Magari anche no, ora non si sa. Non è che arriva Iachini e stravolge la squadra. La squadra è una prestazione buona, non vedo perché debba stravolgere la squadra. Qualcosa di cambiamento lo farà sicuramente, però se la prestazione del col Milan viene fatta uguale, diciamo con la stessa intensità, con un'altra squadra un po' meno forte del Milan, ovviamente il risultato lo fai. Cioè, voglio dire, e hai perso immeritatamente con il Milan, quindi voglio dire... Sì. Cioè, guardiamo un po' anche la realtà delle cose, non dobbiamo essere ora troppo cinici, quello va via perché è un debole, quell'altro si retrocede, ma che si retrocede? La squadra c'è, la squadra è buona, la squadra può fare meglio sicuramente. Sicuramente, su questo penso siamo tutti d'accordo. Chi li conosce tutti i giocatori? Vediamo. Diamo la linea ancora alla pubblicità per pochi minuti, poi torniamo con i vostri messaggi e ancora tanti altri argomenti. A tra poco. Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito.
Con un click o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza, vieni nel posto giusto. Anche quest'anno ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Carrozzeria Centrale Asseano, professionalità, competenza e cortesia al vostro servizio. Auto sostitutiva, consegna celere, assistenza legale, auto noleggio, soccorso stradale. Carrozzeria Centrale usa solo apparecchiature e materie prime all'avanguardia, come il gas refrigerante 1234 di ultima generazione per le ricariche di aria condizionata. E in più, nuovo servizio di noleggio minibus, 9 posti. Carrozzeria Centrale, via Galilei 23, Seano. Vi aspettiamo! Adatto per ogni occasione e per ogni stagione. Ristorante Pizzeria Siviglia ad Agliana. Affida il tuo gusto alla raffinatezza di mani sapienti nella preparazione di piatti di ogni genere, dal pesce alla carne argentina, dalla pizza napoletana cotta nel forno a legna con consegna anche a domicilio, ai dolci. Organizza da noi i tuoi eventi come cresime, prime comunioni e battesimi. Ristorante Pizzeria Siviglia, i professionisti del gusto, ad Agliana via Roma 184, aperto tutti i giorni a cena, chiuso il martedì. Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi. E siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Di riaccendere il nostro dibattito, andiamo a scoprire anche cosa ne pensano da casa, magari ci danno anche qualche spunto interessante proprio di cui parlare. Paolo. Sì, diciamo che i tifosi della Fiorentina, come al solito, e questa sera in particolare, non sono esattamente ottimisti. Per esempio, Enrico scrive: con questo cambio, inteso ovviamente come il cambio in panchina, siamo più in B che in A, quindi subito questo grande entusiasmo. E poi Riccardo dice, in relazione alla scorsa giornata, nella mia vita di tifoso viola mai mi sarei immaginato di rammaricarmi nel vedere la Juve che perde in casa con il Benevento, perché Benevento lotta per la salvezza. Quindi diciamo che siamo arrivati a dei livelli di perché depressione. È il nostro balletto, quasi, è il nostro balletto benaugurante che sta portando. Vedi, c'è la scia. Sì, certo. Ho visto passare anche un messaggio di Mau da Follonica che diceva che Sì, che Marco l'aveva detto in tempi non sospetti. Vedi, cominci a avere questo l'ho detto, purtroppo poi avevo visto lungo questa situazione. E che così veramente siamo rientrati nel torpore. Il torpore
quello che ci attanaglia da diversi anni, e questo che non è... Io spero veramente che il buon Rocco Commisso si faccia da parte, nel senso calcisticamente, perché se te in una società, purtroppo si deve parlare di questo, perché sappiamo che Rocco ha voluto, Amrabat l'ha voluto lui, Rocco Commisso ha preso e ha detto no, rimane Iachini dopo aver vinto le ultime tre partite fra Scapoli e Ammogliati, che erano le ultime partite di campionato di 2 anni fa, dove non contava più niente, si sapeva che Beppe, per amor di Dio, grandissima persona, grande tifoso della Fiorentina, e lo diciamo sempre, picchia per nome per Iachini, però come allenatore sappiamo una buona Serie B che poi può portare squadre in Serie A come ha fatto, per lottare per la salvezza, ma a Firenze ci vuole altro. Barone può, Gio' Barone può sicuramente controllare il supervisore della Fiorentina, ma Rocco Commisso si deve mettere in testa che deve mettere in mano la squadra a 2 persone, a un direttore sportivo con le cosiddette, come può essere Giuntoli, come può essere Petracchi, come può essere un altro tipo di come potrebbe essere Vitali a tempo. No, perché proprio a tempi di Masià lì si sapeva chi è che ha portato tutti gli altri al centro. Non ti ho detto, però io non intravedo in lui un qualcosa. Ancora campiamo con i bonus di Pantaleo Corvino, perché ancora se abbiamo in mano 4 calciatori che, se vogliono andare via, vogliamo rifare la squadra, abbiamo 200 milioni di euro da poter spendere, perché Vlahovic, Pezzella, Milenkovic e Castrovilli li abbiamo, perché in questi 2 anni non è nato e arrivato un qualcuno che può arrivare. Quanti a anni è stato Pantaleo Corvino qua? È stato diversi anni, dal 2004, insomma i primi anni quando sborsavano quattrini, quando Andrea dice molto, però quando sborsavano i soldi veramente, che tiravano fuori i soldi, Pantaleo ha fatto gli acquisti, poi ne ha sbagliati tantissimi, non ti ho detto di no, tutti di essere sbagliati, poi ultimamente gli hanno detto di fare l'autofinanziamento. A me era stato detto, me lo diceva anche lui, cioè, mi deve fare questo, devo fare questo, però quando c'era il soldo in più ha portato dei fiori di calciatori e ci siamo divertiti con 4 anni di Champions. Ora non si può andare avanti così, allora si devono rendere conto che una società di calcio va diretta in modo diverso, dal settore giovanile alla prima squadra, metti in mano a 2 un responsabile del settore giovanile, 2 personaggi con le cosiddette, può essere Sarri, può essere un Inzaghi che potesse andare a prelevarlo, questi 2-3 allenatori che sai che ti fanno la squadra e la fanno crescere, non in queste condizioni di arrivare, io non so quest'anno che cosa faremo, lo sanno loro, no? Chi arriva? Chi si mette in mano la squadra? Chi la fa la programmazione? E questo è il problema, è un problema veramente grosso, sono già 2 anni di fila, quanti anni sono? 5 anni non andiamo più in una coppa, che anche il calciatore non è invogliato a venire, sicuramente poi le sirene arrivano, perché se sono il procuratore di Vlahovic, quindi 3 anni di Corvino, no, ma gli ultimi 3 anni non li contiamo nemmeno, era un altro finanziamento, cioè c'è stata modificazione, cioè le cose vanno male, possono andare male, che vuol dire? Più è sbocciato dalla primavera in merito di tutto lo staff, sì, Sorvegine, Nicolini, Cappelletti, sono arrivati e hanno portato questi calciatori dal partire Chiesa, Sottil, Cerofolini, Gori, insomma ce ne tanti sono venuti poi a calcare la Serie A. Però anche Corvino ha avuto il suo tempo, 5, 6 anni, 7 anni l'ha fatti a Firenze, questi 2 anni che ci sono, secondo me si paga lo scotto dell'entusiasmo del presidente. Perché c'è confusione. No, cioè, ma l'entusiasmo crea anche confusione a volte, la troppa generosità, la troppa voglia di fare le cose a volte non puoi può portare te, anche... Non puoi mettere te, Andrea, un presidente, mettere te in bocca a dire no, questo lo risolvo questo io, è un altro lo discorso, io. Questo è un altro discorso, questo è un discorso, proprio l'entusiasmo fa questi errori, proprio l'entusiasmo fa questi errori, secondo me... Un attimo di riflessione. Si impara, quindi penso che anche in fondo è 1 anno e mezzo che ci sono, anche neanche 2 anni, prenderà raggiunto è un anno e mezzo. Dove devi dargli acquisti, non puoi comprare Callejon a parametro zero, dargli 2 milioni e 2 e poi lasciarlo un panchina fisso. A Prandelli ha sbagliato, perché ha anche
abbassato la squadra tecnicamente, perché ha fatto mandare via tutti, da Lirola a Duncan, sì, a Cutrone, a tutto il resto. Ma tra l'altro Prandelli ha tenuto degli elementi in squadra che poi appunto si sono rivelati, diciamo, non tanto sulla funzionalità, ma non lo hanno accettato come allenatore. Quindi è stata, secondo me, fatta un errore anche di valutazione proprio del mister, Daniele. Io volevo dire una cosa, indipendentemente dal calciomercato, che ne discutiamo sempre, quindi questo è da valutare, secondo alcune è buono, secondo alcuni no, però io voglio dire una cosa, abbiamo squadre come Verona, Sampdoria, Sassuolo, il Genoa che è arrivato il mister e sta facendo punti su punti. Benissimo. Bologna, e quindi tra l'altro io guardo queste squadre, ok, e le confronto alla Fiorentina. Non c'è niente di meglio di noi. Quindi io mi chiedo se è una questione solo di mercato oppure c'è qualcos'altro. Perché questa è la mia domanda: perché noi con i giocatori, che secondo me, e lo ripeto di nuovo, sono degli ottimi giocatori, i 15-20, poi abbiamo 4-5-6. Come in tutte le squadre ci vogliono per riempire la rosa, non riusciamo veramente a trovare il bandolo della matassa. Quindi molto probabilmente dipende anche da un'altra cosa, perché sennò non è possibile. Non è possibile. Daniele, ma io, guarda, prima Tommaso ha detto una cosa giustissima, cioè sono tutti giocatori che se domani si aprisse il calciomercato troverebbero tranquillamente una squadra. Assolutamente. E io aggiungo, secondo me giocherebbero anche bene, perché tutti quelli che sono andati via o comunque anche nelle prestazioni con le rispettive nazionali hanno sempre fatto bene. Il problema nasce proprio quando scende in campo la Fiorentina. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Chiaro che se vai in una squadra che va bene è tutto più semplice, no? Ma il Genova, una squadra con dei problemi, è più difficile cambiare il trend. Certo. Cioè bisogna che sia un giocatore talmente forte da poter cambiare il suo trend. Ma il Genoa ha cambiato l'allenatore, ma non è che ha cambiato il giocatore. No. Quindi, ha preso Strootman. Quindi qui ci facciamo la domanda, ma cosa è cambiato? No, che poi Bagnardini lo riprendano tutti gli anni. Esatto, quindi la domanda è questa. Te sei stato al Genoa, sai come... C'era Gasperini. C'era Gasperini al Genoa. Tu hai fatto l'esordio con lui. Sì. I Gasperini hanno mandato via tutte le parti. Cioè, parliamo chiaramente. Quando ha trovato la sua dimensione a Bergamo, è stato 5, 6, 7 anni, è riuscito a diventare un fenomeno. Bene. Io non credo che Gasperini abbia imparato negli ultimi anni di calcio, ne sapeva anche prima di calcio, però in tessuto, un ingrediente messo in un piatto che fa schifo, anche se l'ingrediente è buono, ma il piatto fa schifo. Cioè, se prendi l'ingrediente buono, metti in un piatto che gli dà quella particolarità, diventa un piatto buono. Cioè, quindi voglio dire, non si può criticare l'ingrediente. Per criticare quello che è la base dell'ingrediente. No. La base, infatti. Allora, Gasperini a Genova l'hanno mandato via a calcio in culo. Cioè, voglio dire, ma la base è Milano con l'Inter, vogliamo parlare all'Inter come l'hanno mandato via. Sì, non era buona nulla. Sì, certo, quindi certo. È andato a Bergamo, abbiamo fatto 5-6 anni che è lì e ora ha fatto... c'è una gestione diversa. A Bergamo lo vanno a prendere Kakorin a 1,7 quando te lo regalavano a parametro 0 5 mesi prima, hai preso un calciatore allora, che si sa che trascorsi aveva. Allora, chi l'ha preso? È meglio il Genova, l'Inter o l'Atalanta? Che è meglio? Il Genova, l'Inter o l'Atalanta? Cioè, Gasperini è meglio l'Atalanta, perché ha fatto bene. Ha fatto bene. Però se tu vai qualche anno fa, l'Atalanta sarebbe stata ultima rispetto al Genova e all'Inter. Sì, però c'è una gestione diversa. Te ci sei stato, anche ci hai giocato e tutto. Non lo so, dal settore giovanile... Già quando c'ero io e stavano facendo, preparavano il settore giovanile, ti parlo di 30 anni fa. Si parla di Sartori. Allora ci manca un personaggio del genere. Noi ce l'avevamo, Poi arriverò poi al premio, poi parlerò di questa. Ce l'avevamo, se l'abbiamo mandato via. Poteva essere un personaggio, la sta facendo molto bene, Marco, molto in Serie nostalgico. C. Sì, molto bene. È uno stadio. No, perché a me piace il futuro, la gente sa di calcio e che so che possono arrivare a fare certe cose buone per la Fiorentina. Se si manda via poi uno e può organizzare qualcosa di buono, allora poi si vedono i risultati, perché si tocca con mano.
La situazione è che si tocca con mano, toccando con mano, i fatti, carta canta, carta canta. Non è Prandelli o commisso, la Fiorentina è tanti anni che è in difficoltà sotto certi aspetti di risultati. Sì. Dai, ci vuole una rivoluzione ci vuole una programmazione, ci devi dare 3, 4, 5 anni come ha fatto l'Atalanta e dire vabbè, ripartiamo da un punto fisso. E fare un programma, ma lo sanno loro, ma lo sanno, devono organizzarsi. Io ho fiducia, perché una volta trasformato l'entusiasmo in ragione, molto probabilmente si organizzerà una società che ha i controcoglioni, perché se ci sono le potenze finanziarie, come dimostrano che ci dovrebbero essere, io credo che alla fine, insomma, batti la testa oggi, batti la testa domani... Ne possa venire fuori qualcosa di buono. Si smetterà di comprare gente come Malcuit e Cacorin. Ma magari, in un altro contesto, avrebbero espresso 1,7 milioni a uno così, io vorrei vedere a 30 anni non è uscito, ecco, non è uscito dai confini russi. Non era il momento di fare le scommesse, però è stata una scommessa. Appunto. Però è stata una scommessa, cioè, ma lo sapeva. Guarda che in Russia Cocconi era considerato uno dei migliori giocatori del panorama russo. Non è uscito di lì. Non voleva prendere anche Spalletti a San Pietroburgo. Ma non è uscito da lì, Andrea, dai confini russi. Non è uscito. Ci sarà qualche problema. Marco, e lo vai a prendere rotto, Malcuit rotto, l'altro rotto. Che tu rimetti insieme tutti i giocatori rotti che abbiamo acquistato nel corso degli anni. Diamo la linea nuovamente alla pubblicità e poi ci vediamo tra pochi minuti qui al Salotto del Calcio. Passione, dedizione, esperienza. Per aiutare la natura a seguire il proprio corso e coccolare i suoi tesori. Da oltre 20 anni portiamo sulla tua tavola il cibo più completo che la natura ci regala. Perché mangiare bene è ecologico, è benessere, è cultura. Del Colle. Paesaggi da gustare. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Guaglio uteri, ma mozzarella che è top. Guarda qua, altissimo livello. Per voi, Pagano Bistro, Food and Zoo, numero uno per numero uno. Guarda qua che mozzarella che ci abbiamo, altissimo livello, ragazzi, solo da noi, al Pagano Bistro. Guardate qua, ragazzi. A centrale rullate. La dispensa. Formaggi, prodotti caseari e olio creati con passione in un contesto agricolo sulle colline del Montalbano in via Giugnano 83 a Lamporecchio, nell'azienda agricola di Stefano Spinelli, composta da stalla, caseificio, frantoio, negozio, ristorante e bed and breakfast. Da noi, vista la brevissima distanza in cui tutto questo si sviluppa, la linea dei formaggi e dei prodotti caseari è chiamata Dupassi, dalla tipica espressione locale che indica estrema vicinanza. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Sì.
Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Allora, durante la pubblicità intanto noi abbiamo pensato di collegarci anche con un nostro collega di un emittente insomma un po' fuori dalla regione che insomma ci aiuterà nel propiziare come sempre con i nostri riti su di lei. Sì, quindi hanno portato bene questi riti. Sì, allora abbiamo deciso di continuare e appunto abbiamo questo collegamento, se la regia lo può mandare in onda così lo vediamo insieme. Bene, anche questa settimana abbiamo dato un contributo, sì. Ora, il campionato è fermo, però per la prossima noi ci siamo messi per l'avanti, giustamente, fra Balletti, fra Balletti del Porto e questo collega è troppo forte. Fantastico, direi proprio di sì. Allora, prima di riprendere invece a parlare appunto della Fiorentina e di quello che ci aspettiamo a vedere in campionato, io vedevo anche prima quando Andrea diceva ci vuole una società che ha un impatto forte sulla squadra, che si fa sentire presente. Vedevo Paolo che annuiva quando Andrea ricordava Sacchi come allenatore del Milan. Sei d'accordo su questo aspetto? Ma assolutamente, insomma, è chiaro che l'allenatore deve imporsi, ma soprattutto deve essere sostenuto dalla società. Infatti, per esempio, nel caso che è stato ricordato di Sacchi, nel momento in cui i giocatori del Milan hanno capito che quello era l'allenatore e che se volevano rimanere al Milan lo dovevano seguire, poi hanno iniziato a seguirlo e insomma si sono visti i risultati, ma questo vale per qualsiasi altra squadra, ma anche la stessa Atalanta di Gasperini che nelle primissime giornate del primo anno andava male. Il presidente ci ha creduto, i giocatori ci hanno creduto e Gasperini ha avuto fiducia e poi ha dato il là al ciclo, perché se si fermavano ai primi risultati negativi quando l'Atalanta era in zona retrocessione, magari questo splendido ciclo non sarebbe nato. Quindi ci vuole una società forte, dare fiducia a un allenatore, e questo vale anche per l'anno prossimo. Mettiamo caso che arrivi De Zerbi, però De Zerbi ha bisogno di tempo per fare il suo calcio, perché se ai primi risultati negativi gli viene dato fastidio ci può essere anche Klopp, ma ci vuole il sostegno, non cambia niente. Si è visto anche ora nell'ultima sessione con Papu Gomez, insomma non ci sono stati mezzi termini, giocatore non era più in sintonia con l'allenatore, la scelta è stata semplice per la squadra, per la società, quindi insomma dobbiamo sicuramente rafforzare un impianto che sta nascendo in questo momento e che ha tutte le potenzialità per far bene, quindi non, assolutamente io credo anche i tifosi devono
avere la pazienza, so che è difficile dopo tanti anni. Molta pazienza. Però devono avere la pazienza di aspettare che Commisso riesca a entrare bene nell'ottica del calcio italiano. Ora il problema nasce anche però, come dicevamo prima, con la rosa che si troverà a gestire Iachini, perché non ci sono più alcuni giocatori che invece all'inizio dell'anno magari lui metteva in campo, e adesso dovrà sicuramente rischierare Biraghi, Amrabat, che insomma nelle ultime settimane non sono stati impiegati o non hanno fatto prestazioni degne di nota. È anche vero che se c'era un disaccordo con l'allenatore, magari con l'arrivo di Iachini questi giocatori faranno vedere il meglio di sé. Tommaso, può darsi quello che si diceva prima dell'ambiente, che fa tanto, no? Magari torna Iachini e tanti giocatori in questo momento stanno facendo non bene, tornano a essere a fare delle partite incredibili, no? Non lo so, insomma, si vede, per esempio, si è visto con Ballardini a Genoa, da quando è arrivato lui insomma hanno cominciato a fare punti, comunque hanno cambiato quanto, un giocatore, due giocatori forse. Speriamo che succeda anche a noi. Speriamo, sì, perché ce n'è veramente di bisogno. E la domanda che ora mi viene spontaneo fare a Marco, visto che tu insieme a me ne avevi parlato tempo fa, Quarta a questo punto sembra un titolare inamovibile in un ipotetico 3-5-2, dove gioca? Appunto, potrebbe essere il momento che lo può spostare a centrocampo. Fino a dice la Buoni potrebbe essere un'alternativa, non so come. Insomma, la rosa è stata sfoltita sia da Prandelli, quelli che non voleva l'altro l'ha preso lui, ora ritorna Iachini, non ci sono più quegli altri, non so ora come andrà. Guarda, a finire, Marco, chi metterà in campo, se rimetterà Callejon un'altra volta, che lui ha voluto lui. Se ti ricordi bene, il quinto lo faceva Lirola. Sì, Lirola. Il quarto è meglio, perché soprattutto Lirola è proprio un difensivo. Invece Quarta ha un buon passo per fare l'esterno, è anche secondo me migliore, quindi secondo me potrebbe essere un'alternativa migliore, quindi si dice non ha trovato più i giocatori, no, li trova meglio, e Quarta naturalmente in questo momento è uno dei migliori giocatori che abbiamo, potrebbe farlo tranquillamente il quinto. Quello forse sta facendo meglio, sbagliando meno in questo momento. Sì, ma anche un centrale Quarta, può giocare anche può fare il braccetto. Ha diverse soluzioni. È un jolly. Fare il braccetto. Quarta insieme, tra i giocatori che stanno giocando meglio, insieme a Essérik, che credo si stia disperando per la parola di Prandelli, perché non aveva trovato mai spazio. I giocatori che giocano bene non li leva nessuno. Speriamo. Se andiamo giocando bene, sarebbe un po'... Se andiamo per merito, quelli che giocano male, quelli si levano, ma quelli che giocano bene si fanno giocare. Di regola io in fondo, io non credo che Iachini venga e abbia voglia stravolgere tante cose, secondo me, almeno inizialmente, partendo dalla prestazione del Milan, che è stata una bella prestazione, non ce la dimentichiamo. Risultato negativo, qualche episodio di sbaglio individuale c'è stato, sicuramente, però la prestazione in complesso io l'avrei firmata prima della partita, una prestazione così. Andiamo a vedere anche qualche episodio di proprio della partita contro il Milan, perché giustamente ricordava prima Marco, c'è stato l'episodio del primo gol dove sicuramente c'era un fallo di Ibrahimovic su Pezzella. Se la regia manda in onda l'immagine, possiamo vederlo insieme. Intanto noi abbiamo degli schermi che ci mostrano anche il pupillo di Marco, che è sceso in campo con la nazionale, quindi la regia dice che non trova momentaneamente le immagini, quindi magari le rivediamo nella parte successiva. Maglia ce l'ho. E invece, allora, continuiamo la nostra analisi proprio sulla squadra che scenderà in campo con mister Iachini. Giustamente nessun giocatore che sta rendendo bene dovrebbe essere tolto, a partire da Vlahovic. In questo momento assolutamente non ci possiamo privare di... Penso di sì, penso Vlahovic sia inamovibile. Insomma, adesso è l'unica punta centrale che c'ha la Fiorentina, quindi credo che quello sia un punto fisso. Insomma, poi non so, poi Beppe vedrà chi sta bene, chi sta male, chi è più in condizione, darà una valutazione sua. Insomma, non è che io da qua sia in grado di poter dire, capito? Io parto dalla prestazione di domenica e posso dire che Essérik ha giocato abbastanza bene, secondo me, come giocatore. Sicuramente ci dovrà essere un chiarimento tra Iachini e Vlahovic, perché insomma l'aveva messo un po' da parte.
Non assolutamente, non di certo, perché quello che ci fa gol è quello che sta giocando molto bene. Facciamo paura, insomma, in attacco mi è sempre piaciuto quel tipo di calciatore centrale da proprio alla buona insegna, alla Gigi Riva, insomma, poi è sempre su tutte le palle, lo troviamo. E poi anche la posizione, perché è sempre lì, basta un portiere sbaglia o il difensore sbaglia, il nostro Vlahovic è sempre lì pronto a buttare il pallone dentro, basta e arrivano questi palloni. Quando giocava, vi ricordate, con Iachini, era molte volte con le spalle alla porta, sì. Molte volte. Ora vediamo un po' come c'è questi 15 giorni di tempo per preparare questa partita difficilissima in quel di Genova. Genova e sarà molto difficile, che noi ci aspetteranno proprio perché stanno giocando bene, anche noi stiamo giocando bene, vediamo di non stravolgere questa formazione e di ritornare probabilmente ai 3-5-2, perché Iachini era quello che ha sempre fatto, ha sempre avuto in testa, non so ora che cosa vorrà fare. Vediamo ecco, un po'. Quello che preoccupa di più forse è proprio il filotto di partite che ci troviamo ad affrontare, perché molto difficile. Abbiamo 6 trasferte, in casa devono venire insomma 4 squadre non proprio semplici da affrontare in una posizione come quella che abbiamo al momento in classifica, quindi non è un percorso facile. Tommaso, che ti aspetti? Non è un percorso facile, ma non sarebbe comunque un percorso facile. Chiaramente i punti li devi fare, perché sennò retrocedi, ma meritando di retrocedere, forse, quegli altri non è che stanno a guardare. Ora, secondo me non c'è tanto da guardare con chi giochi, secondo me c'è da cercare di fare più punti possibili da qui alla fine, al di là dell'avversario. Se si gioca comunque, come ha detto Daniele, e ripeti la prestazione che hai fatto con Milan, che è una prestazione di tutto rispetto, secondo me se la fai con altre squadre, con la stessa umiltà, secondo me ce la fai ampiamente. Sicuramente non dobbiamo scendere in campo con la paura, come è successo in alcuni casi. Ecco, forse quando abbiamo meno da perdere ci lanciamo, siamo un po' più coraggiosi. Diamo la linea alla pubblicità per qualche minuto e poi torniamo qui al Salotto del Calcio, voi restate con noi. Euronics c'è il sottocosto. LG OLED TV 65 pollici a 1699 euro. Lavatrice intelligente LG 8 kg con vapore igienizzante a 349 euro. Anche online, sottocosto Euronics. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Crostino, Scandicci, alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili, dessert di propria produzione. Il Crostino, unto in viola, a cena sempre aperti, via Vivaldi 45. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi, spedizioni in tutta Italia.
Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. CopyWord. Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Dare uno sguardo a quanto accaduto per quanto riguarda il settore giovanile della Fiorentina, come sempre lo facciamo insieme al nostro Marco Mordini. Io gli passo la parola subito dopo la nostra sigla. Allora, partiamo la nostra primavera, almeno ci rallegriamo un po' per questo risultato, dove abbiamo battuto il Bologna in una bella partita per 4-2. Comunque partiamo ai giro di boa, perché è finito ora il giro di andata. E il Milan ha battuto il Cagliari per 1-0, la Sampdoria ha battuto l'Inter 2-1, l'Empoli ha battuto il Sassuolo 2-1, lei e Atalanta 3-3, la Lazio ha battuto il Torino 3-0, Roma-Ascoli 2-0, il Genoa ha battuto la Spalla a Ferrara 2-1 e noi, come ho detto poco fa, abbiamo battuto il Bologna per 4-2, con il Monteano che ha fatto un altro bel gol, così è salito a 7 reti. Vedete, noi abbiamo spronato questo ragazzo, perché ha già fatto diverse gol, ora insomma 7 gol è arrivato con questa rete al Bologna. Poi ha segnato Corradini, ha segnato anche Fiorini sul calcio di rigore e anche Bianco, e ha fatto un'ottima partita. È stata una vittoria importante perché il Bologna era in piena lotta come noi per i play out. Qui andiamo, ecco, per una classifica dove vede la Roma in testa con 34 punti, la Sampdoria, la sorpresa, 31, Inter 29, lei a 26, Spal 24, Atalanta, Sassuolo, Milan, il Genoa 23, Empoli 22, Cagliari 21. Poi noi siamo usciti dal pantano dei play-out con questa vittoria con 20 punti, e in play-out abbiamo Bologna 17, Lazio 14, Torino 13 e Ascoli 5 punti in fondo alla classifica. Siamo al 12° posto, pareggiamo poche volte perché abbiamo perso 8 partite, sono tantissime 8 partite perse, e anche come rete ne abbiamo fatte 30, ma ne abbiamo anche subite 30. Dovrebbe rientrare a breve anche Dutu, si è fatto sentire la mancanza di questo ragazzo per infortunio, infortunato già da 3 mesi, e dovrebbe insomma rientrare, credo, insomma, entro 15 giorni, 20, dovremmo rivederlo in campo, perché è un ragazzo che porta tecnica, qualità e anche un certo spessore alla difesa. Devo fare complimenti anche a Marcello Quinto, il secondo di Aquilani, come sappiamo, insomma, ha avuto il Covid e non può essere in campo e ad allenare, però insomma Quinto sta veramente facendo bene. La prossima partita al rientro
giocheremo contro l'Ascoli, che è ultimo in classifica, che dovremo aumentare ancora i punti dalla, e uscire da questa zona veramente brutta. Poi c'è anche la notizia del 14 aprile, c'è la data per Fiorentina-Genova per la semifinale di Coppa Italia, e meno male il sorteggio ci ha voluto molto bene, perché è una partita secca e ce la giochiamo in casa contro il Genoa, che sta facendo bene anche questa squadra nel campionato, che il 14 aprile ancora l'orario dovrà essere messo in campo, però insomma, vediamo cosa faremo. Ci sta veramente di poterla rivincere, perché non è che ci sono squadroni ora, c'è un'altra volta, c'è la Lazio, c'è il Verona che è nella primavera 2, insomma vediamo un po' se riusciamo a fare il bis. Da dire anche Buso, che ha fatto molto bene, perché Buso insomma, per il momento che sono partiti a recuperare, è al quarto posto con 10 punti, ha vinto 3 partite, pareggiate una, ha perso ora l'ultima contro l'Inter, però insomma Buso quest'anno al rientro, poi allenamenti e tutto, insomma si può dire che fa bene. C'è una notizia bruttissima, io ho conosciuto questo ragazzo, Daniel Guerini, che purtroppo, come sapete tutti, da incidente è morto, ragazzo giovanissimo, dove l'abbiamo avuto per un paio di anni, negli anni 17, negli allievi anni 17 della Fiorentina, poi è andato alla Spal, veniva dal Torino, poi stando da Lazio, e purtroppo siamo nel cuore di tutta la famiglia, condoglianze a questo ragazzo, perché morire a questa età è veramente una cosa bruttissima. Se vogliamo vedere allora i gol di Bologna-Fiorentina, la nostra regia li manda in onda. Quinto in panchina al posto di Aquilani, mentre il Bologna prova a rispondere con le tre punte Vercani, Rocchi e Rabbi. Fiorentina che però trova il primo squillo della gara, palo di Spalluto, tap-in di Munteanu, sempre più importante per questa squadra. Segnali di grande continuità adesso per il rumeno, gran movimento di Spalluto che fa fuori la marcatura del difensore con un movimento da pivot e si gira sul sinistro prendendo il palo. Sul tap-in Munteanu trova il gol dell'1-0, il vantaggio per la Fiorentina che passa al 19esimo, una gioia che però durerà per molto poco per la formazione viola, perché il Bologna si rifà sotto praticamente immediatamente. C'è tanto vento a Casteldevole e si vede su questa punizione, Farinelli vuole crossare, diventa un tiro imprendibile per Brancolini, il pareggio di Farinelli che trova il suo terzo gol in campionato, oggi impiegato come mezzala e non come regista al fianco di Maresca. Farinelli che chiama uno schema, vuole crossare, il vento però mette la palla dove Brancolini non può mai arrivare per l'1-1. Il primo pallone lo gioca il Bologna, ma la Fiorentina subito con Corradini, giocata da Beach Soccer, si alza la palla e calcia di controbalzo, fa 2-1 per la Viola al secondo minuto della ripresa, su una palla che arrivava dalla fascia sinistra dove c'è stata tanta spinta sull'asse Bianco e Pierozzi. 2-1 con il gol del numero 6 per la Viola, prova a incitare i suoi Prisco, ma iniziano le difficoltà del Bologna. Qui qualche minuto dopo ci sarà un altro episodio fondamentale del match, Munteanu lanciato in aria, c'è Spalluto, c'è però la trattenuta su di lui di Viviani, molto vistosa e anche ingenua la spinta netta sul numero 10, calcio di rigore dal dischetto. Fiorini con freddezza spiazza il portiere, trova il gol del 3-1 per la Fiorentina, trova però il 2-3 col pallone che Arnofoli dalla panchina mette al centro per Rabbi, gira senza pensare, trova il suo quinto gol in campionato col Bologna scopertissimo nel finale all'ultima azione. Corradini tocca per Bianco che trova il gol del 4-2 sul fischio finale, zittisce tutti e trova il gol che certifica i tre punti per la Fiorentina. Fiorentina che sale a 20. Bene, queste erano le immagini della bella vittoria della Fiorentina Primavera, e allora andiamo anche a vedere a chi va il premio settimanale, come sempre il settore giovanile. La parola ritorna a Marco Mordini dopo la sigla del premio del settore giovanile.
Allora, per il piano settimanale, questa settimana partiamo subito dal grande Dusan Vlahovic, che lo vediamo qui in foto, perché oltre ad essere uno dei migliori della Fiorentina ha fatto anche il gol, il primo gol contro l'Irlanda per la Serbia, l'1-0, un bel gol dove la Serbia ha vinto per 3-2 per la qualificazione mondiale, e insomma Vlahovic sta continuando a segnare. Poi per già la seconda settimana di fila ci rimetto anche Aquilani, perché è uno sprono in più, perché Aquilani insomma ora si è un po' installato insieme a Quinto, all'allenatore in seconda, però insomma sta facendo bene, questo è uno sprono per vedere arrivare a vincere veramente la Coppa Italia quest'anno, tutta sua, e qui Aquilani lo abbiamo appena questa settimana. Poi ecco dov'è il personaggio che io dicevo che potrebbe essere una cosa buona per la Fiorentina, Comotto, che io lo seguo nelle, quello che sta facendo a Perugia, l'avevamo noi, poi insomma è andato via. Ecco, Comotto potrebbe essere un personaggio dove gli dai in mano una situazione come può essere Bruno Conti a Roma, e lo vedrei, l'avrei visto molto bene al settore giovanile insieme agli altri, alla squadra che c'è già, però insomma io lo vedrei molto bene uno come Comotto in gestione di un settore giovanile come capo della situazione. Poi dopo come faccio a non dare un premio di settimana all'amico Pantaleo, perché lui apparirà qui Pantaleo, che lo vediamo in situazione con la sciarpa del Lecce, e qui il Lecce con le ultime vittorie a suon di gol, perché ha dato 4 gol a Reggiana, 4 al Chievo, mi dispiace per Paolo, 3 a Venezia, 3 a Frosinone, il Lecce è secondo in classifica ed è a, se non sbaglio, a 5 punti dall'Empoli, e aveva avuto un po' di torpore, poi dopo Corini, che è un bravissimo allenatore, la squadra c'è, Coda insomma ha fatto 20 gol, insomma quando c'è la squadra, vedo anche Serie C, seguendo Padova dove c'è l'amico Santini, anche Comotto stesso, il Perugia è terzo in classifica, ha battuto il Sudtirol l'altra settimana, ma sono personaggi che possono fare solo bene nelle società. Diciamo che quando hai un attaccante che fa gol, soprattutto 20. Nella Serie B attuale fa la differenza. Se pensi che Coda ha segnato praticamente come tutto il Chievo, poi si spiega perché Lecce è secondo e Chievo è ottavo. Una ragione c'è. E poi per finire, è l'amico Federico Guidi, che ha vinto anche l'altra domenica, qui lo vediamo, gli hanno rinnovato il contratto per altre 2 stagioni, perché sta facendo bene, al 9° posto per il momento la Casertana, ha partito malissimo, però per quello il percorso che ha fatto fino ad ora, Federico è stato rinnovato il contratto per altre 2 stagioni e sta facendo veramente bene. E noi siamo contenti per lui e ci congratuliamo, lo salutiamo, e invece con voi ci vediamo tra pochissimi minuti ancora qui al Salotto del Calcio. Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi.
Dream House nasce a Prato oltre 15 anni fa e da allora progettiamo e realizziamo arredamenti di ogni genere. La nostra forza è sempre stata quella di essere diversi dagli altri, sia nella progettazione sia nel cercare di conciliare il design con la funzionalità, senza dimenticare mai il giusto rapporto fra qualità e prezzo. Collaboriamo con varie aziende come Arrex Cucine, Doimo Cucine, Bontempi, Tomasella e molti altri marchi e siamo pronti a rispondere a qualsiasi richiesta di prodotto da realizzare su misura. Oggi siamo noi. Raccontiamo la storia del nostro eroe. Oggi parte da un amore, dal credere in qualcosa in grado di unire tante realtà. Un marchio d'abbigliamento, una scelta coraggiosa, basata su principi e un grande sogno. Oggi per noi ha un significato molto importante e la nostra volontà è di poterla condividere con voi. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Consiac Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Allora, nel precedente blocco abbiamo terminato il quadro per il settore giovanile, comprensivo anche di premio. Allora, visto che abbiamo ospite con noi stasera Tommaso Ghinassi, so che sei infortunato in questo momento, stai recuperando. Sì, avrò ancora 2-3 settimane, sì. Marco, so che insomma, hai sempre piacere di certo, fare una mia intervista. Chi viene quindi... ai nostri studi, poi elogio, Tommaso fu un amico, è venuto anche da noi, esatto. È sempre venuto, tutto. Anche se ora militi in una squadra di Serie D, e parlaci un attimino di questa squadra, che ho visto, nonostante il 12° posto, avete la seconda difesa del campionato, perché avete subito veramente pochissimi gol, 16 gol, sì, sembrano numeri da alta classifica. La nostra caratteristica, sì. È una società importante, una società che si sta strutturando per fare il salto, è ambiziosa e, ti dico la verità, ci sta mettendo a disposizione tutto quello che ci serve, perciò tanto di cappello. Non è facile trovare comunque nei dilettanti una società così, sono contento della scelta che ho fatto. Non a caso ora, per esempio, la domenica andiamo a Trastevere e addirittura siamo partiti. La squadra è partita ieri. Io li raggiungo domani. Fare 4 giorni di ritiro per andare a giocare una singola partita non è una cosa così banale, no? Questo ti dimostra un po' l'ambizione della società. Sono contento, come dicevo, c'è ambizioni poi per il prossimo anno? Sì, si stanno strutturando per fare il salto. Sì, ho sì. visto poi nelle nostre squadre, quelle più nelle vicinanze, il Siena trova difficoltà. Il Siena ha fatto un campionato specialmente un po'... Grassi, Nascandici, sono parecchi. Montevarchi è l'unico che è al secondo posto, ha 10 punti bene. Di distacco. Sta facendo bene, sì, ma il Trastevere sta facendo percorso netto, sta vincendo tutte, perciò... È davvero, 50 punti ho visto... Se le vince tutte, insomma, è bene, si merita di vincere il campionato, tanto si toglie il cappello. Noi purtroppo eravamo terzi, ora siamo stati fermi dal 7 di febbraio, perché purtroppo tanti miei compagni hanno preso il Covid e quindi siamo stati fermi. Abbiamo rigiocato domenica scorsa, dopo un mese e mezzo, chiaramente la ripartenza non è semplicissima, perché comunque le altre squadre si sono sempre allenate, noi siamo stati fermi. Perciò comunque si vede, si è vista anche domenica, la differenza insomma di condizione.
però la nostra squadra è un'ottima squadra. Penso nella rosa sarà vostra, oltre di te, insomma, che hai esperienza tantissima in Serie C, insomma hai giocato nel Genoa e tutto, ci sono altri calciatori. Ci sono altri ragazzi, sì, che hanno fatto Lega Pro. Sì, una squadra importante. Allenatore, sì. C'è Bonuccelli, sì. Lui è un grande calciatore di Serie C. Chiamavano il Condor quando giocava. Sì, attaccante, faceva. Ha fatto tantissime reti. Sì. Allora vedrà di portarlo qui anche lui. Vediamo un'ottima persona. Se ce lo fai venire via. Sì, mi sto trovando bene, sì. Bene così. Bene, allora in bocca al lupo ovviamente sia per te che per la tua squadra. E a questo punto, prima di concludere, visto che appunto stasera si giocava la prima delle tre partite che vedrà impegnata la nazionale, quindi il campionato sarà fermo, riprenderemo poi con la partita contro il Genoa. Propongo uno degli episodi della partita scorsa da commentare insieme, perché ci sono stati diversi episodi dubbi. Il primo lo diceva Marco sulla rete poi segnata da Ibrahimovic, il primo gol del Milan, dove non c'era un fuorigioco, però c'era un fallo netto su Pezzella. E poi dopo un altro fallo, che in realtà poi l'azione si è conclusa con una traversa, che però poteva essere un altro gol, dove c'era un fallo di Ibrahimovic su Quarta. Quindi se la regia ha le immagini. Ecco, allora questa è una gomitata abbastanza netta, insomma, portata da Ibrahimovic, che non è sicuramente un giocatore di mole indifferente. Un fallo così, io mi aspettavo quantomeno dopo l'episodio precedente di vedere una munizione, invece non c'è stato niente. A questo punto, ecco, dico, se ci troviamo a giocare con le grandi e non ci sono mai ci sono sempre due pesi e due misure, diventa difficile per la Fiorentina anche affrontare queste partite che ci aspettano. Andrea? Sì, effettivamente delle decisioni arbitrali sono un po' dubbie, bisognerebbe un attimino così rivedere un po' queste cose qua. È chiaro che diventa difficile, se però gli arbitri ci sono e sbagliano. Io la malafede non ci voglio pensare, perché sennò non vado neanche in campo. Cioè io devo pensare che l'arbitro è un arbitro che arbitra bene, che è imparziale, eccetera, eccetera. Tra l'altro ora col VAR c'è tanti modi anche di tornare sulle proprie decisioni. Certo che questi sono episodi penalizzanti, è ovvio, insomma. Quindi è evidente, no? Che però se non le vanno a rivedere No, ma hanno valutato che Ibrahimovic non le fa queste cose, quindi hanno valutato, hanno valutato e hanno lasciato andare. Ma guarda, se guardiamo anche a questo punto l'immagine del primo fallo su Pezzella, anche lì si questo vede, era fallo netto, quello è fallo netto. E nell'immagine successiva, dove si vede che ovviamente non c'era il fuorigioco, però Pezzella è completamente sbilanciato dall'altra parte, quindi ovviamente il fallo era abbastanza evidente. Di vedere almeno È vero che è fallo, però guardiamo bene, una palla scoperta dove sei a 15 metri fuori dall'aria, mi giochi in linea con l'esterno che mi tiene in gioco, qui siamo messi malissimo, però va benissimo, era fallo contro il Genoa. Questa era fallo. Fischiato. No, questa era fallo, Alessia, senza ombra di dubbio. Però ti ripeto anche, non abbiamo preventivato neanche, comunque a prescindere che non la fischiasse. Naturalmente se non la fischiava, però noi lavoravamo bene, naturalmente non lo prendevamo. Non c'era la situazione. Quindi lasciamo un po' scontato, però era fallo. Quindi non è che discuto assolutamente, ci mancherebbe. No, invece secondo me, al di là dell'errore chiaramente della difesa, che è l'errore su cui deve lavorare Iachini, perché non può lavorare sugli errori degli arbitri, deve lavorare sull'errore della squadra, mi viene da dire una cosa, ma qui l'arbitro ha avuto una valutazione ed è stata una valutazione sbagliata, ma non è in questi casi c'è di chiaro errore che il VAR deve intervenire, perché sennò non si capisce questo meccanismo del VAR. Io ancora non l'ho capito. Doveva intervenire. Sì. No, ma la VAR interviene solo se l'arbitro interviene, se no no. E se l'arbitro non è intervenuto, la VAR non deve intervenire. Ma in teoria, in caso di chiaro errore, nel senso... Sì, l'arbitro deve richiamare, ma se non richiama l'arbitro, la VAR non deve intervenire. Va, lascia dritto, solo l'arbitro può richiamare la VAR. Dovrebbero tecnicamente richiamare all'attenzione. Se dipende, qualcosa, dipende, non sempre.
Se è la Fiorentina, sì, sì. Ora mi sono, veramente stavo scherzando. No. Sicuramente una cosa su cui dovrà lavorare Iachini sono gli errori della difesa. Sul terzo gol c'è stato una disattenzione generale, eravamo in superiorità numerica abbastanza netta al terzo gol del Milan. Anche per questo, ecco, c'è l'immagine. Poi ci siamo chiusi tutti sulla palla e ci siamo persi Çalhanoğlu libero al margine. Queste cose credo diano un'idea anche del fatto che la squadra non era, cioè i giocatori proprio non si trovavano tra sé. Scusami, è uscito all'esterno, ha lasciato solo Çalhanoğlu, sì. Più uguale c'è stato un altro sbaglio, solo, poteva uscire il centrale normalmente, visto che era sulla linea del centrale, l'esterno è uscito e ha lasciato libera la via, quindi c'è stato un altro sbaglio. Ora, non è che siamo qui a guardare gli sbagli della Fiorentina, ma visto che ci siamo si valuta questo. Quindi ha preso tre gol, quindi qualcosa sicuramente è sbagliato. Cioè da rivedere un po' qualcosa, sì, sicuramente la difesa era il nostro punto di forza e deve tornare ad esserlo perché abbiamo preso veramente troppi gol. Paolo, in chiusura, ci sono dei messaggi che ci vuoi segnalare? Allora, ecco uno degli ultimi messaggi che sono arrivati che fanno capire come col senno del poi siamo bravi tutti. Stefano ci ha scritto: uno che si intendeva di calcio al Verona avrebbe provato a prendere Pessina e non Amrabat, perché ovviamente, visto che Amrabat ha fatto male, era meglio che Pessina. Probabilmente se fosse arrivato Pessina avrebbero detto Amrabat. Sicuramente nel gioco delle cose. Ci sono questi personaggi, come bisogna tranquillizzare anche quelli che sono contro Sottini, che molti mandavano messaggi anche l'altra settimana, che Sottini non tocca palla, non gioca più, l'hanno levato. Cioè, informatevi un po', perché Sottini è infortunato, che ha il flessore e dovrebbe, anzi, il nostro amico Leo... Poi Leo naturalmente qualche hater c'è stato anche stasera, qualcuno ha scritto Mordini sei il peggio, quindi sì, c'è qualcuno... Quello è normale, quello ma qualcuno ormai si prende tutto, quello è normale, però ti fa per dire che insomma Leonardo Semplici ha detto che non spero che rientra velocemente, perché è uno che salta l'uomo, è uno che ha molto possesso palle, che insomma tranquillizzatevi su Riccardo. Però in compenso vedo anche qualcuno che ha detto che ad oggi il miglior allenatore per la Fiorentina è proprio Iachini, se vogliamo dare uno sguardo all'anno scorso, visto passare anche un messaggio così, quindi speriamo davvero che Iachini faccia un buon lavoro in questa chiusura di campionato. Io ringrazio per essere stati con noi questa sera Marco Mordini, buonasera a tutti. Tommaso Ghinassi, grazie. Daniele Innocenti, buonasera. Andrea Salvadori, buonasera. Paolo Lora Lana, buonasera a tutti. E tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Appuntamento alla prossima settimana, sempre su Toscana TV, il giovedì alle 21:20 con il Salotto del Calcio. Buon proseguimento di serata.